Cari voi, salve e bentornati sul Disordinario, questo diario di scoperte disordinate. Io sono Mayra, se non mi conoscete, e qui si parla un po' di tutto legato al mondo degli artisti. Se sei un artista o conosci qualcuno, iscriviti al canale, attiva la campanella, così non ti perderai neanche uno dei miei interessantissimi video. Ok, ora basta. Oggi finalmente abbiamo la rubrica delle differenze tra artista e artigiano. Spero di non essere troppo prolissa, ma ci tenevo a puntualizzare la differenza tra i due e in quale momento storico questa differenza si è effettivamente evidenziata. In senso più stretto, si parla di un creatore di contenuti su un piano culturale o di intrattenimento in grado di produrre appunto un contenuto che abbia anche un valore estetico. Il punto è decretare quale sia questo valore estetico e soprattutto definire il significato, il valore di creatore. La diatriba nasce già al tempo dei greci e dei latini, in quanto assume una sfumatura differente ed una forma verbale differente anche nella parola stessa, in quanto in greco si chiama tekne, in latino si chiama ars. Qual è la differenza? I greci si riferivano all'arte come tecne, intendendo un processo di creazione più tecnico, appunto, e da qui deriverà poi la parola latina technicus. Quindi l'arte, la tecne, in realtà è un corretto, eccellente procedimento di produzione. L'ars latina, invece, è intesa più come metodo progettuale, come un'idea, un pensiero che viene maturato e si trasforma appunto in qualcosa di concreto, mentre al procedimento in sé, alla procedura pratica, viene attribuito più il termine di technicus. Ma benché le sfumature fossero differenti, sostanzialmente l'artista o l'artigiano convergevano in un'unica definizione, che potesse essere quella della tecne per i greci o quella dell'ars in latino. E questo così fino al Medioevo, dove l'artigiano era colui che proprio doveva produrre in maniera eccellente questo prodotto d'arte. Ma cosa succede nel Medioevo? Per quasi tutto il Medioevo, i cantieri, che tendenzialmente erano dedicati alla costruzione delle chiese, prevedevano dei progetti. Bene, questi progetti erano sostanzialmente il progetto per quella che sarebbe divenuta l'opera d'arte. Ma chi era definito artista? L'architetto che disegnava, appunto, stilava il progetto? No. Quello che veniva identificato con il nome, l'appellativo di autor, analogo artista oggi, era il committente, cioè colui che commissionava l'opera, non colui che faceva il progetto. In un certo senso veniva associata l'arte, l'intuito artistico, all'intuito, appunto all'idea che veniva messa in gioco, in ballo, quello che veniva richiesto. Arrivati a questo punto starete pensando, ma il merito è di chi la fa? Bene, è la stessa cosa che pensa anche l'architetto Leon Battista Alberti, il quale a fine Medioevo, sostanzialmente nel tardo 400, decide di progressivamente distaccarsi dalla committenza e incomincia a produrre opere indipendenti che appunto fossero più delle, non voglio dire sperimentazioni perché non lo furono, ma delle sperimentazioni in senso etico, cioè in quella sfumatura di indipendenza. A ruota, potremmo dire, lo seguì anche il famoso e ben noto Michelangelo. Michelangelo, infatti, al contrario della stragrande maggioranza dei pittori noti di quell'epoca, che vivevano alla fine delle committenze religiose papali, si distacca e cerca di fare delle sperimentazioni pittoriche proprie. Spesso infatti si riferisce a Michelangelo come ad un ribelle, dal carattere sospettoso e turbolento, che sicuramente assecondò il suo genio creativo più di quanto non avessero fatto gli altri pittori fino a quel tempo. E poi il Rinascimento, il Cinquecento,
quando nascono le prime accademie di belle arti, appunto di disegno e di arte, e viene lasciata molta più libertà, ampio spazio appunto alla progettazione, allo spirito, alla coltivazione dello spirito degli artisti che potevano dedicarsi ad una nuova professione che non era più quella dell'artigiano da bottega, ma che veniva assimilata più facilmente ad uno studio, a della filosofia, a della ricerca culturale che supportasse le idee progettuali. L'accademia più vecchia al mondo è nata a Firenze, fondata da Cosimo I de' Medici, su suggerimento in realtà di Giorgio Vasari, e nasce il 13 gennaio del 1563 e si chiama l'Accademia della Compagnia dell'Arte del Disegno. E adesso una breve sintesi delle differenze, della differenza sostanziale tra artigiano e artista. Artigiano predilige il pensiero progettuale, cioè ha un intuito, un genio creativo, ma già nella fase di ideazione è predisposto e proteso alla realizzazione, cioè nel momento in cui lo sta ideando, lo sta disegnando, già pensa a come dovrà realizzarlo. Quindi è un approccio molto più materiale, molto più ordinato, progettuale, appunto. Potremmo definirlo quasi matematico-scientifico. L'artista invece ha uno spirito, un pensiero molto più umanistico, molto più soffuso se volessimo rappresentarlo. Implica nel suo progetto di creazione, nella sua concezione dell'opera d'arte, non soltanto la realizzazione, quindi non guarda solo a quello che sarà il risultato finale, ma presuppone che all'opera appartenga tutto quel dietro le quinte, tutto quel procedimento, quella procedura che c'è stata alle spalle della realizzazione concreta. Cioè, nel momento in cui lui ha l'opera, benché l'opera debba parlare da sola in un certo senso, debba comunicare da sola, secondo l'artista, l'opera deve trasmettere anche quella passione e quella ricerca che c'è stata alle sue spalle, un po' come se fosse una summa, un documentario di tutto quello che c'è stato anche dietro la realizzazione completa. Ecco, è un po' più romantico. Ci tengo però a puntualizzare che l'artigiano e l'artista sono sì due figure, due entità ben definite, ma non è detto che non possano convergere in un'unica entità. Questo perché l'artigiano che sperimenta ed ha una sensibilità, o l'artista, se vogliamo, che sviluppa delle abilità tecniche, in realtà possono essere la stessa persona. Quindi non è detto che lo siano, ma non è escluso che lo siano. Vorrei fare un paragone, diciamo, per spiegarmi meglio. E il paragone è con il linguaggio. Presupposto che l'arte, la pittura, la scultura, il disegno, qualunque forma d'arte sia in realtà un linguaggio per esprimersi, potremmo dire che se noi potessimo parlare in più lingue, lo faremmo, no? Cioè, se noi avessimo la possibilità di esprimere il nostro pensiero e tradurlo in diverse lingue per arrivare a quante più culture possibili, lo faremmo. Se non siamo in grado di acquisire questa abilità di traduzione, allora ingaggiamo o affidiamo il nostro lavoro ad un traduttore. Analogamente, nell'arte. Se l'arte è una forma di linguaggio, una forma di espressione, appunto, potremmo dire che l'artista è colui che redige il testo e l'artigiano è colui che lo scrive, o meglio lo traduce. Se l'artista impara a tradurre le sue stesse opere, allora sarà artigiano, ma anche artista, e quindi potrà convergere un po' come uno scrittore che traduce da sé i suoi lavori. Bene, spero di avervi chiarificato un po' le idee sulle differenze tra artista e artigiano e sul valore storico che possono aver assunto. Questo video probabilmente sarà stato più breve del solito, ma ritengo che sia stato molto concentrato di significato e vi assicuro che ci ho messo un sacco per sintetizzarlo, perché come ormai avete ben imparato, sono davvero, davvero prolissa. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video, di condividerlo, di esprimere il vostro parere nei commenti, di scrivermi, chiedermi qualunque cosa vogliate. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Non capisco perché devo sempre muovere le mani e i gomiti.